Lo sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta. Con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Calcola il costo della tua manutenzione online. Approfitta della promozione Wintercare. Hai diritto al 15% di sconto su tutti i ricambi utilizzati. E con un solo euro in più avrai diritto a un rimessaggio da numero 1. Manutenzione chiara Suzuki. A portata di click. Suzuki. Chioggia Boa Show, siamo... Siamo in compagnia di un volto storico, di un cantiere importante, la storia di Venezia, Brube. Con me c'è Loris Bruzon. Ecco, Brube viene proprio da Brube e Beppi, papà, che ha fondato. La storia l'ha fatta lui per primo. La storia l'ha fatta lui e io e mia con sorella. Te abbiamo festeggiato il 50esimo, cos'è stato? Abbiamo festeggiato il 50esimo a marzo, che si è venuto a trovarci, abbiamo fatto una gran bella festa, è stato un bel evento dove abbiamo presentato tutte le imbarcazioni. Tra cui il Doge che vediamo era sotto forma colore ufficiale, il Bordeaux della Amaranto veneziano. Era fantastico, però bisogna ricordare che la bandiera veneziana prima ancora era blu. Quindi è un ritorno alle origini. Quindi siamo andati alle origini e abbiamo fatto il blu. Beh, una barca ovvio. Che noi ci siamo messi in questa angolazione proprio per dare... Per far vedere la linea, i colori, la livrea che c'è della nostra... Ma questa l'avete bandiera. Voluta fare proprio per ricordare i 50 anni di storia? L'abbiamo quindi fatto per questo, per ricordare i 50 anni di storia del cantiere, ma le nostre origini che sono importanti, qua c'è 1000 anni di storia di nautica. Noi stiamo scrivendo una pagina... moderna della nautica veneziana, però la storia è alla base, è molto molto più fondata. I veneziani ne sanno fare, l'arte nel costruire, la maestranza che c'è e la trovi in tutta Venezia. Beh sì, qua si respira proprio quell'aria, esatto. E quel clima e si percepisce la storia, lo si sente nell'aria, persone stesse che girano. Sì. I ragazzini qua, il loro modo di muoversi con i barchini, di conseguenza... Infatti poco fa, passato davanti, ho visto subito che quello l'ha fatto Brube, perché si vedeva un sandalo, era? No, era un cofano. Ah, un cofano si dice. È un cofano, è una barca che si guida a manetta, 40 cavalli, fanno 80 all'ora. Vabbè, comunque sono i giocattoli per i ragazzini. E quelle sono rivolte proprio a questa zona perché le usano in laguna, no? Le usano in laguna, ma vabbè, viene usata da chi ne fa uso per divertirsi, ma anche un uso sportivo, ma un uso... Anche per muoversi. Di pesca, ma per muoversi. Da mangiare, bere, un aperitivo, tutto, qua è come la macchina. È l'utilitaria per muoversi per Venezia. Poi, e qua invece non è un'utilitaria del Doge, comincia a essere una barca molto più impegnativa di un sandolo, di un cofano. Questa è una barca che, insomma... racchiude tutto quello che voi avete fatto nella vostra storia. Ci sono delle linee in particolare in carena, quindi avete fatto delle cose importanti per l'opera viva. E poi sopra coperta io dico che ci sono delle attenzioni, lavorazioni particolari. Io ho visto le tappezzerie, molto spesso si sente dire bicolor, qua c'è il tricolor, il quadricolor, il cinquecolor, cioè davvero lavorate con... Abbiamo... Grazie anche a mia sorella che lei se ne intende, vabbè, ha studiato... Sì, ma quanto costa solo il cuscino che c'è qua, per esempio, appoggiato qua alla console? Allora, noi la barca la utilizziamo, perciò prima di fare qualcosa ci mettiamo nei panni del cliente, facciamo le prove nautiche e facciamo tutto ciò che deve essere pratico per chi va per mare. E lì siamo alla funzionalità e star bene in acqua. Ci mettiamo nei panni del cliente e vogliamo le cose che siano funzionali. Quindi... Io però mi riferivo a quello che vedo, ci sono delle lavorazioni che per un cuscino lì potrebbe essere semplicissimo per appoggiarci quando siamo... Ma in realtà voi, ecco, andate oltre, lo rendete prestigioso perché lì c'è una lavorazione, non so, veramente impegnativo, solo quel cuscino che vedo, tutto. Vabbè, ovvio, i colori... fanno la loro parte, però c'è una funzione perché se lo guardi è un appoggio per metterci con la schiena ed essere appoggiati. Di solito è una tinta unica, non so, bianco, vabbè, piuttosto che... Guarda qua che lavoro. È un divertimento per noi giocare con i colori, con le linee, perché come vedi tu parti da una linea di poppa a spigolo e vai in una linea di prua a tonda, quindi c'è anche un gioco di design che è il mio divertimento, io mi diverto, mi piace, me le disegno, me le coloro. Ci faccio le linee, le provo in acqua, cambio le carene. Io non so se notate l'opera viva, si vede proprio che quasi sono due carene in una, perché la parte sotto è quella che deve garantirci una navigazione veloce quando serve, aprire l'onda quando serve. Poi salendo si vede come cambia la conformazione proprio per evitare che portiamo acqua a bordo.
E lì però l'avete fatto nella, perché di solito i fishermen americani, per esempio, che sono molto più spinti in questo senso, però poi servono tanti cavalli, consumano un sacco di benzina. Qua avete fatto la carena, la parte, diciamo, che ha contatto con l'acqua immediato tradizionale. Bravissimo. E poi invece siete andati a richiamare quelle linee. Le linee di una volta, perché comunque funzionavano. Bisogna anche rendere conto che una volta le cose le facevano con più sapienza. Sono andato in controtendenza con le linee di adesso. Adesso ci sono queste linee tipo barcavela, a me sinceramente non piacciono. Anche io condivido. È una cosa personale. Vabbè. Esteticamente sono belle. Estetiche. Sono belle, per carità, però la funzionalità è qua. Chiama poi navigare. Chiama navigare, qua non bagna mai. Io sono uscito perché me ne sono fatta finalmente una. E ad agosto sono uscito a mare e ho fatto anche con Bora. Non ho mai bagnato il parabrezza e qua mi sono baciato, come si dice a Venezia, i gomiti. E questo era il Doge, una barca che appunto richiama i 50 anni di storia del cantiere Brube, richiama insomma tutto quello che hanno fatto nella loro storia. È una barca bella, importante, prestigiosa, e devo dire che ha anche degli spazi che davvero... Quanti metri ha la barca? È un 6,80 in realtà. Sembra molto di più. Sembra molto di più. Non è un 7,58, da sì, così sembra, l'impatto, sembra. La murata alta, le vetrate qua. Sui fianchi, che di solito lo trovate su imbarcazioni di 8 metri e mezzo, 9. È una figata perché dà luce all'interno e dormirci dentro, vedere il mare esternamente è una cosa unica. Questo è quello che appunto è l'ultima nata in casa Brube. Sì, perché utilizzando la barca ho detto: ma perché non vedere il mare fuori anche su una barca più piccola? Anche non in laguna solo... deve essere una libidine. Perché... una cosa tu ci siamo andati e hai capito che comunque c'è il suo perché. Anche in laguna ci sono di quelle zone che meritano tantissimo. Non abbiamo soprattutto l'acqua... quegli orari del tramonto e dell'alba, sì, che sono... Non abbiamo l'acqua che c'è in Sardegna o in Calabria, su certi posti fantastici, però... Però la cornice è suggestiva anche qua. La cornice conta. Poi tu sai benissimo i posti che siamo andati a mangiare, i tramonti che ci sono. Beh, nostra Murano, Torcello, la Venezia stessa, dà il suo perché. E allora, parlato di Murano, andiamo a vederla, perché andiamo c'è a vederla, la Murano 19. Io quella dedico... è per tutti, proprio per entrare nel mondo della nautica. Esatto, dedico per ogni modello che faccio il nome, ovviamente, delle nostre isole importanti. Allora, cioè, andiamo a vedere la Murano, perché poi ci sarà la Laguna Seca, ma andiamo a vedere Murano 19, perché quella penso sia la barca perfetta. Per tutti, perché è una barca che... meno impegnativa del Doge. Impegnativa, è un open di 5 metri. Non anticipare, andiamo a vederla. Andiamo a vederla. Ed eccolo, Murano 19, dicevamo appunto una barca per tutti, una barca che col 40 cavalli dà soddisfazione, va benissimo, sì. Non è soltanto che si muove sull'acqua, ma questa è una barca che con 40 cavalli so che regala soddisfazioni vere. Dà soddisfazione perché comunque riesce a raggiungere tranquillamente i 60 all'ora, e io parlo di chilometri all'ora in laguna usate i chilometri orari. Sì, i cartelli sono in chilometri orari, non sono, perché magari tu vedi 20, non devi andare... Quindi dovete avere che quando siete in laguna di chilometri e poi uscendo in mare si passa ai nodi. Sì, vabbè, c'è un... magari da incertezze... ma anche sui laghi in chilometri orari. Da incertezze, però vabbè, io parlo per tutti in chilometri orari perché uno si rende più conto di cosa stiamo viaggiando. Con 40 cavalli, una barca per tutti, porta fino a 7 persone e... a doppio prendisole, prendisole a prua, prendisole a poppa. Io ti interrompo, là c'è un cartello che io prima ho visto, adesso dove è, eccolo là. Uh-huh. Ma c'è sotto 15.000 euro? Sì. Sotto 15.000 euro a una barca come allora, questa? Viene 13.000 euro più IVA, ovviamente. Ovviamente dopo c'è da accessoriarla di quello che si vuole, però dobbiamo parlare motore a parte. Sì, ma con il motore arriviamo intorno ai 20? Sì, attorno ai 20.000 euro tu puoi prenderti una barca, da noi scegli. Ma questa una barca, io so che ci sono barche, ovvio, che stanno su quella fascia lì, ma qui parliamo di una barca che, se non so se vedete le immagini, è finita con le stesse accortezze di quello che abbiamo visto prima, il Doge. Esatto. Ovviamente non ha gli spazi del Doge, però tutto quello che io vedo è veramente una barca che... Come vedete noi puntiamo molto sulla tappezzeria, sul design, che è molto importante, sulle linee d'acqua, che sono importantissime. C'è un'esperienza di 50 anni di attività, perciò cerchiamo di fare le cose come devono essere fatte. Diamo la nostra garanzia, e perché le produciamo e le vendiamo noi direttamente, quindi prendete un prodotto nostro, tra virgolette locale, ma se guardate oggi come oggi la concorrenza è mondiale, perché con internet non puoi fare una cosa che non è bella, e deve andare bene e deve essere bella,
e qui noi ci sappiamo difendere bene per fortuna. Beh, insomma, 6 metri, cos'è? 6 metri e 20? È un 6 e 20, ma in realtà è un 5 e 70, un 19 piedi, un 19 piedi è una barca comune per tutti. Io vedo che la prua abbiamo un prendisole che diventa anche il pozzetto, sì, una dinette, perché c'è il tavolo che si può alzare. Esattamente, no? Poi dietro a poppa puoi allungare un altro prendisole ed è una cosa, poi le plancette per salire e scendere. Immense. E per fare il tuffi, il bagno per i ragazzini, che è un divertimento, e sei protetto dal bottazzo e il motore all'interno è l'ideale per chi fa... Quante ne riesci a fare in un anno? Beh, questa è una domanda difficile. No, perché adesso penso che là tutti quelli che vedono dicono tempesteranno di richieste, perché è una barca allora, così, a quella cifra. Io non ho rivenditori, a parte che ho conosciuto il nostro carissimo amico Christian, che ne assorbe Lago Maggiore, ma quindi da noi parli direttamente col produttore al venditore. Ho capito, ma, cioè, ma adesso... io non vendo numeri esagerati, quindi hai un prodotto dove riusciamo a farne circa 50 barche. Io quando riesco a arrivare a questo numero sono... E quindi dovete muovervi, non so quante ne ha ancora, diciamo, da poterle mettere a programmazione, perché siamo già ormai a ottobre e io penso che a molti che hanno voglia di iniziare ad andare per mare, sì, l'anno prossimo, sì, beh. Ovviamente, Francesco, vi potete prenotarla con un acconto, consegniamo in primavera e poi ne parleremo anche sul motore. Possiamo accogliere qualsiasi marca che voi decidete, perché abbiamo la possibilità di installare qualsiasi motore. Ovviamente consegneremo tutto finito a regola d'arte, dal motore alla barca, agli accessori, quello che volete, alla tecnologia, all'elettronica della barca. E questo per quanto riguarda Burano 19, adesso ci rimane quello che è forse il cavallo di battaglia di, sì, Candy Casa Brube, perché quella ne avete viste tantissime, Laguna Seca. Beh, noi siamo conosciuti soprattutto per i barchini, come ne parlavamo prima, siamo cresciuti con quelli che sono i barchini veneziani, però il mercato si è allargato e ci siamo preparati un po' per tutto quello che è il resto. Laguna Seca è la terza serie. Siamo arrivati alla terza serie, perciò carena completamente nuova. Andiamo a vederla, è il GT2, è una carena completamente nuova, avrà delle murate diverse, una linea d'acqua diversa, le plancette dietro, è una barca super riuscita e anche questa si comporta bene con senza patente. Andiamo a vedere lei, Laguna Seca GT2. Merita, andiamo a vederla. Ed eccola qua, Laguna Seca GT2, beh, insomma, cattiva, aggressiva, ha lo spirito un po' di quello che ho visto passare prima, dei sandali, dei cofani, quindi forse questa è nata proprio per soddisfare il primo passo che fanno i giovanissimi quando poi lasciano il sandalo, lasciano il cofano e passano a qualcosa di diverso, qualcosa che ha... che rimane comunque anche un po' sportiva, sempre di spirito sportivo, perché per questa si capisce, ha proprio l'idea di una barca che corre. Anche il nome richiama un po' il circuito, quindi Laguna Seca c'è il circuito e di conseguenza poi Laguna c'è anche, perciò c'è tutto un giro di parole che fa tornare a un in mente a due o tre cose. Beh, io rimango scioccato perché vedo che a poppa qua c'è il 40 cavalli 40, Yamaha, è un bel 40 cavalli. È un gran 40 cavalli che, come sapete, va molto forte, riesce a planare e ve lo posso scrivere, fino a 6 persone tranquillamente planiamo. Fino a quanto possiamo montare qua? Beh, questa è omologata fino a 150 cavalli. 150 cavalli ovviamente, ovvio, abbiamo tutto un altro modo di... Qua possiamo iniziare con un cliente che parte da 40 cavalli, lo possiamo soddisfare, riesce a planare fino a 6 persone adulte e dopo nel tempo, quando crescerà, potrà farsi anche la patente e metterci su un 115, che è l'ideale. Ma la navigazione classica per andare a fare il bagno col 40 cavalli qua andiamo benissimo. Ma va benissimo, senza nessun problema. Poi in questa barca qua, sempre doppio prendisole. Abbiamo fatto il miracolo di alloggiare all'interno della prua sulla console di guida, non so se prima hai fatto, anche dopo lo faremo vedere, l'alloggiamento per un WC elettrico. Quindi sì, anche qua siamo a quanto, non vi ho detto, quanto è lunga questa? È un 6,20, più plancette diventa un 6,70, quindi una barca che ce la godiamo tutta da poppa a prua fino alle plancette di poppa, che sono comodissime. Io prima qua ho visto, insomma, quando abbiamo composto qua diventa tutto un prendisole. È un prendisole enorme, quindi è doppio prendisole. Quindi se andate via in più persone avete prendisole per tutti ed è comodissimo. È veramente, io non so, mi sono innamorato, è la linea proprio che mi piace, perché questo è la barca proprio che esprime la voglia di dare anche soddisfazione quando siamo in acqua, quindi navigazione allegra, navigazione sempre confortevole ma sportiva. E questo penso che sia proprio la linea Laguna Seca che lo esprime, no? Le altre due sono barche invece che danno la possibilità di navigare magari anche con un comfort maggiore, certo, un po' più tranquille. Questo è proprio il carattere Brube. Il carattere Brube è la linea sportiva, che poi è anche bello quando si va in acqua e uscire con la propria barca e vedere che
c'è più di qualcuno che ti fa i complimenti, riempie il cuore anche, non a noi soprattutto, ma anche il cliente stesso. E questo era per presentarvi intanto quello che hanno portato qua, tre modelli che racchiudono un pochino quello che oggi è la produzione di Brube per quello che riguarda il mercato nazionale. Poi ovviamente loro hanno tutta una serie di modelli che si rivolgono proprio a questa zona, quindi era inutile forse qua li conoscono ormai tutti. Perché se entra sul nostro internet vedrà che abbiamo una storia alle spalle dove ci sono, io direi saranno 30-40 modelli in totale. Ma questo però era... Non sono neanche pubblicizzati, perciò sono solo conosciuti in realtà, ma hanno la loro storia e hanno il loro perché, a volte si adattano anche su altri tipi di mari, ma comunque questo è il nostro cavallo di battaglia per queste tre che vedo qua, sia Burano che Laguna Seca e poi vabbè il Doge, sono barche che per tutti Italia, in qualsiasi mare le possiamo dare tranquillamente, non sono da Laguna, perché anche Laguna ha il suo perché, sono barche che possono uscire tranquillamente in tutti i mari tranquillamente e possono essere vendute anche in tutta Europa senza nessun problema. Diamo sempre la nostra disponibilità su tutto perché abbiamo un prodotto che dà garanzia e cerchiamo in qualsiasi caso essere sempre presenti. Ovviamente a volte in stagione facciamo fatica perché siamo a soddisfare, diciamo, le tempistiche, però facciamo di tutto per essere presenti. Basterà guardare, perché ormai siamo in un mondo ormai di internet, recensioni che non posso ovviamente cancellarle, c'è una reputazione. La reputazione è scritta là, uno va a vedere e capisce cosa stiamo parlando. Ovviamente. Complimenti a Loris. Saluto papà, perché papà è sempre un personaggio che non sembra che non invecchia mai. No, è l'elisir della vita e lui ci dà la forza. C'è un'energia che forse supera la vostra. È unico. È unico. È una cosa insuperabile. Salutalo, ciao. Grazie, ciao Francesco. A breve. Metti Not Only Boat, a lifestyle. Made in Italy with passion and elegance. But elegance is not enough. Scanner Marine, special boat for special people. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. SPX, the new generation rib.
E sempre dal Chioggia Boat Show ci siamo soffermati da Nauti Top, con me c'è proprio Gian Pietro che rappresenta due marchi importanti. Qua alle nostre spalle c'è una vasta gamma di trimarchi, barche davvero per tutti. Qua sono le barche che si acquistano proprio per vivere delle belle giornate di mare, ma anche per muoversi, perché qua dovete sapere che a Venezia la barca è quasi come l'auto, quindi loro le acquistano anche per muoversi. Là poi vedremo, c'è anche una barca particolare, la linea Salento Marine, un po' più ricercata nelle forme, un po' particolare. Però partiamo da trimarchi, perché queste sono barche molto semplici, molto easy, però hanno tutto quello che ci serve, no? Questa è la più piccola? Sì, l'entry level, la 53S, diciamo la barca progettata proprio da Andrea Trimarchi, la più piccola che ha fatto, ma nonostante che è piccola è stata progettata e fatta con un gavone di poppa molto grande e la prua molto ampia, che si può stare tranquillamente anche a bere. 53 sarebbe 5,30 m. 5,30 m per tutto quello che stai dicendo è in 5,30 m. Esattamente. Ed è veramente molto grande. Cioè, veramente c'è una dinetta importante quando il tavolo è abbassato. Certo, certamente sì. E poi c'è la sorella maggiore, ecco, che andiamo a vederle una per una. Però ecco, stando sulla 53, 40 cavalli qua senza patente, sì, va benissimo, vola già, vola. Anche col 3 cilindri si può andare benissimo. Io penso che adesso vedremo man mano che ci spostiamo, però buona parte di quelle che presenti sono tutte state progettate, diciamo, con 40 cavalli. Chiaramente questa proprio va benissimo, perché è una barca per il 40 proprio. Esatto. E poi salendo magari qualche cavallo in più non guasta. Sicuramente sì. Però tutta la gamma Trimarchi fino alla 57S si può tranquillamente navigare con 40 cavalli, e per la laguna nostra veneta è la fine del mondo. E allora adesso avete visto la più piccola, quella davvero per tutti. Beh, io quando parliamo di quelle che sono davvero la barca con cui molti si avvicinano al primo acquisto, possiamo dire, a dare un'idea di cosa spenderebbe? Stiamo parlando attorno ai 16-17 mila euro con motore e tutto. Quindi ragazzi, veramente, ecco, per tutti, perché davvero è un investimento che tutti si possono avvicinare e godersi quello che stiamo vedendo, cioè andare per mare ma anche in laguna, anche ai laghi, o uno specchio, certo, d'acqua, qualsiasi specchio d'acqua. Va questa benissimo. È una barca che... Io ho visto anche la carena, bella carena. Andrea ha fatto un bel lavoro su questa barca, nonostante le dimensioni, nonostante, ripeto, le dimensioni, ma come è stata progettata, sicuramente anche i gavoni, sia di prua che di poppa, sono veramente molto molto ampi. Allora ci spostiamo vicino all'altra che si chiama? Nika. Andiamo alla Nika. Eccola qua, Nika. Nika è già un passo sopra quello che abbiamo visto prima, il 53. Una barca che comincia ad avere anche una certa importanza per quello che è, come si pone anche sul mare. Questa è stata una delle ultime barche che ha progettato Andrea Trimarchi. Praticamente è l'evoluzione della 53, però con le stesse più o meno misure, un po' più larga, questa andiamo attorno ai 2 metri, però ha ricavato degli spazi interni veramente molto molto importanti, sia di prua che poppa. La console, la piccola, ha ridotto il gavone di poppa e ha fatto nascere una piccola seduta, dove che sulla 53 invece non c'è una seduta del pilota. Ecco, una cosa che io noto subito, che là era un po' più arrotondate le linee, un po' più arrotondate, qua un po' più spigolosa, proprio cercando una linea un po' più moderna, che va anche a copiare un po' la linea della Mark 23 e della nuova Dailet. Ecco, questo è Nika, il nome come nasce? Nika nasce. Amica? No. Nika in siciliano vuol dire piccola. Un piccolo gioiello. Esatto. E questo è sempre più o meno, le misure sono le stesse. Sì, sì, sì. Il 40 sì. Va benissimo. Certamente, qua senza patente si viaggia veramente bene anche in 4-5 persone a bordo, senza problemi. E adesso passiamo da quella che appunto abbiamo visto, le prime due, che sono quelle misure per tutti, davvero l'entry level, passiamo a una misura un pochino più... Sì, passiamo alla 57S, abbiamo qui due versioni. Allora, ci portiamo, andiamo a vedere. Andiamo a vederle. Ed ecco, alle nostre spalle, una delle due 57, perché come diceva Gian Pietro, questa è la versione per andare anche a divertirsi con la pesca. Là c'è la versione più classica, più da diporto. Esattamente, sono 5,70 m per 2,15 m. Ma nonostante quello che vediamo, il 40 qua
Allora, come entry level tranquillamente si può viaggiare con il 40-60, logicamente 40 cavalli, 4 cilindri, noi proponiamo Mercury, magari la versione Pro, visto che siamo concessionari, e sinceramente è una imbarcazione che viaggia attorno ai 25-26 nodi tranquillamente col 40 Pro. E una velocità di crociera attorno ai 15-16, ma senza problemi. E qua possiamo avere ovviamente anche poi la struttura, il T-top apposta per poter mettere il portacanne. Certamente, volendo, parte degli accessori. Volendo si può allestire esclusivamente da pesca, ma noi la allestiamo normalmente per uso familiare, per passare la domenica in famiglia, in laguna. Quindi un fisherman da diporto. Esattamente. E questo è il 57 versione fisherman, a fianco invece quella, la nuova. La versione Pro, che è stata ammodernata la coperta, mentre la carena non è stata toccata perché squadra che vince non si cambia. Già da molti anni, mentre la coperta è stata ammodernizzata facendola un po' spigolata. E come abbiamo visto prima nella Nika. Esatto, ma la Nika è proprio una barca completamente differente rispetto alla 53. Rispetto alla, no, ecco, esatto, cioè, proprio diversa rispetto alla 53, sì, è un altro progetto. Esatto, tutto un altro disegno. Questa invece la base è la stessa. La carena è la stessa, mentre la coperta è tutt'altra cosa. Ha un design più ad occhio, tranquillamente. Più attuale, e questo... Per quanto riguarda le 257, adesso poi andiamo a vedere invece una linea completamente diversa. Andiamo in casa Salento Marine? Certo. Da che oggi ci trasferiamo nel Salento. Ed eccoci, siamo volati nel Salento, qua c'è alle nostre spalle la Sandec 19S, beh, dicevo prima, un po' il cavallo di battaglia di Salento Marine. Veramente questa imbarcazione ci ha dato molta soddisfazione, è un'imbarcazione, un Sandec, praticamente una barchetta tutto sommato piccolina, ma che permette di veramente di navigare, fare anche delle ferie, usarla un po' da camping nautico, ma senza bisogno di grandi, anche con un semplice 40 cavalli si va tranquillamente in mare, e anche insomma giriamo fino a Trieste, facciamo tutta la Laguna Nord senza nessun problema e passando delle belle notti sulla nostra barca. Qua ne hanno due modelli, perché là ce n'è una simile che però è un po' cassa sopra. Là c'è il bicolor, ho visto che è bicolor, sì. Perché ricordiamo, loro lo fanno già nella stampata, non è, sì. non è verniciato. Non è verniciato, è gel coat colorato. E questo è importante, io sono stato proprio nel cantiere dove producono queste imbarcazioni. Beh, un lavoro fatto veramente come va fatto, Giacomo, davvero... Giacomo, la cura forse anche troppo della parte resina, materiali, appunto per avere un prodotto di una certa qualità, nonostante... che sia una barca piccola, non è una barca, però di un 19, quindi sì, 6 metri. Sì, scarsi, 5,80 m esattamente. Dunque, e nonostante la carena sia così dentro, io ci sto tranquillamente e ci dormo più di qualche notte. E questo e l'altezza tra il materasso e il soffitto è di oltre 60 centimetri, e per una barca di queste dimensioni credetemi che non ce n'è, perché le ho provate tutte, le ho cercata per me e dunque sono andato col metro a misurarmele tutte. Per la sua stazza gliel'ha fatta. Ho dovuto cercarmi qualcosa per la mia circonferenza, dunque credetemi, se ci sto io ci stiamo abbastanza persone. E questo è il Sand, che in realtà poi c'è anche l'Open. Sì, certo, c'è l'Elite 17, l'Elite 19, l'Ocean Craft sia in versione Open che in versione Sandec, e poi arriverà qualcosa a breve. E noi questo lo presenteremo appena Giacomo sarà pronto. Però ecco, dicevo appunto, una linea che piace molto Salento, certo. Marine, perché intanto Giacomo è giovanissimo, sì, questo fa sì che anche lui abbia quella visione, segue molto la tendenza dei giovani, esatto, piace ai giovani. Esattamente, ci mancherebbe, se non cura lui le cose. Ma voi so che qua, per esempio nel mercato vostro, sono tanti i giovani che si avvicinano a una barca del genere. Beh, diciamo che questo è il nostro cavallo di battaglia, questa imbarcazione qui veramente ne abbiamo tutti i giorni richieste di informazioni, e sinceramente ne abbiamo
Ne abbiamo parecchie già in laguna che circolano e come naviga, sia come naviga già col 40 o col 115, è una grande soddisfazione questa imbarcazione qua. E questo era per presentarvi quello che ha voluto portare a questa bella edizione del Chioggia Boa Show, Gianpietro Nauti Top, davvero una bella presenza, un bel evento, una bella giornata, tanta voglia di mare, nonostante che l'estate è finita da pochi giorni fa, però la gente vedo che ancora sta già pensando alla prossima primavera. Sì, tante richieste, tante informazioni, tante persone interessate, dunque un buon segnale. Lo sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta. Con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Calcola il costo della tua manutenzione online. Approfitta della promozione Wintercare. Hai diritto al 15% di sconto su tutti i ricambi utilizzati. E con un solo euro in più avrai diritto a un rimessaggio da numero 1. Manutenzione chiara Suzuki. A portata di click. Suzuki.